57. Zia Pia. Cerchio d'oro attraverso Emmaus domanda: da dove viene quella croce di plastica che lo strumento si è trovato in tasca? Imperator: la croce di plastica è un apporto che è stato fatto da un'entità per te, figlio V, ed è una tua parente che ti invia, una vecchia zia, questo segno della sua devozione. Di più non posso dire, è un apporto specificatamente per te. Domanda: tu hai detto vecchia zia? Imperator: se tu pensi attentamente, risalirai ad essa, zia Pia. Ma devi fare tu questo sforzo, poi ne potremo riparlare, ma è un apporto personale per te. Noi riteniamo, come giustamente ha detto anche lo strumento altre volte, che dobbiate cercare di iniziare prima queste riunioni, perché troviamo uno strumento molto stanco e poco disposto energeticamente. Vi invitiamo, come già detto, a moderare il cibo e quindi la prossima volta cercate di iniziare prima e magari di mangiare in maniera più adeguata, perché tutto questo appesantisce le manifestazioni e impedisce anche il manifestarsi di fenomeni fisici, perché troviamo indisponibile lo strumento. Il non mangiare affatto non è possibile, per preservare l'equilibrio che sembra non vogliate trovare, però questo danneggia le vostre riunioni. Cercherete di essere più attenti la prossima volta. Soprattutto cercate di iniziare prima, perché a fine giornata lo strumento è molto stanco. Probabilmente potremo provare in futuro a fare qualche riunione, quando ci sarà la possibilità, di mattina, in alcune giornate particolari, e vedrete quale differenza di risultati di energia vi sarebbe. Vi sarebbe un'energia doppia rispetto a quella che troviamo la sera. Sapete che la medianità soffre il caldo e quindi i fenomeni fisici si riducono in estate. L'aria condizionata aiuta, ma è l'affaticamento che il calore comporta in tutti i presenti che crea difficoltà, provocando un abbassamento energetico rispetto ad una giornata di autunno o di primavera, quando queste stagioni vi erano.